Bene, allora, mi piacerebbe trattare, almeno in sintesi, comunque una, diciamo, lettura, un commento introduttivo, un autore che in realtà, negli ultimi tempi, ecco, direi comunque a partire da, direi, forse 10 o 20 anni, non è che, sia molto amato, comunque conosciuto, comunque letto, nel senso che autori come Ariosto e Torquato Tasso, quindi comunque parliamo dei massimi poeti rinascimentali italiani. In realtà ne abbiamo avuti veramente tanti altri, però comunque Ariosto e Tasso sono Torquato Tasso, sono i nomi diciamo più famosi. In realtà erano molto letti, diciamo nelle scuole italiane erano molto letti comunque verso gli anni 40, 50, ecco anche un po' prima. Poi via via hanno cominciato un po' a declinare perché comunque nelle scuole italiane non è che si sa tantissimo sulla letteratura rinascimentale, si fa magari giusto qualcosina così, ma più che altro le scuole italiane diciamo sono improntate a un discorso di Dante e poi di Manzoni. Tutto il resto lo si fa comunque molto in sintesi o altrimenti non lo si fa del tutto. Comunque, secondo me è importante conoscere un po' di tutto, quindi comunque anche parlando di letteratura italiana, è importante, secondo me, conoscere, un po' tutto quello che è stato fatto nei secoli. Quindi anche citando quei secoli che attualmente sono poco citati o comunque poco conosciuti, come potrebbero essere appunto il 400, il 500 e il 600 italiano. Io se devo essere sincera, ammetto che all'epoca, quindi comunque parliamo verso il 2000-2003, quel periodo lì, non è che fossi effettivamente molto presa con la poesia rinascimentale italiana, cioè a me è sempre piaciuta la letteratura italiana, in generale la letteratura. Solo che quando effettivamente ero un pochino più piccola, quindi comunque da adolescente, non riuscivo molto ad appassionarmi a nomi come Torquato Tasso e Ariosto, anche perché effettivamente sono nomi che, ecco, se voi li leggete, oggigiorno sono alquanto anacronistici, nel senso che i loro sonetti, le loro poesie, le loro opere, di fatto sono anacronistiche, sia nel linguaggio, che è un linguaggio veramente difficile, sia anche nelle tematiche, perché in realtà parlando di Torquato Tasso, per dirvi Gerusalemme liberata, è un testo alla fin fine totalmente cristiano-centrico. È difficile che un ateo o comunque una persona di un'altra religione possa apprezzare da un punto di vista simbolico, anche di significato, un testo come la Gerusalemme liberata, dove si parla del trionfo del cristianesimo. Io forse sarò un caso un po' particolare, però in realtà io sono, non lo so se ne esistono altre, però io sono una donna anticristiana, anche molto in generale, che però apprezza da un punto di vista di letteratura la letteratura cristiana, se è fatta bene da un punto di vista stilistico, tematico, di sintassi, ecco, più che non tematico, perché comunque ripeto, io autori come Torquato Tasso, Ariosto non è che mi interessano, o Milton per dirvi, non è che mi interessano da un punto di vista di tematica, perché di tematica erano tutti autori cristiani, quindi parlavano del trionfo di Gesù Cristo, il trionfo di Dio, il trionfo della Chiesa. Sono tutta roba che io in realtà contrasto, perché appunto essendo anticristiana non sono d'accordo con la loro ideologia. Però sono autori che mi piacciono dal punto di vista espressivo, narrativo, letterario, ecco, come usavano le parole, come costruivano i loro periodi. E quindi in realtà li leggo e li apprezzo. Tra l'altro io sono anche una di quelle che appunto colleziona antologie, colleziona libri sull'Ariosto, sul Torquato Tasso, non solo su di loro, in realtà un po' anche su tanti altri poeti del Rinascimento che mi piacciono, perché la letteratura, la poesia del Rinascimento io ho imparato ad apprezzarla direi da forse una decina d'anni, forse anche un po' meno. Perché in realtà quando ero più piccola non mi prendevano granché come autori, sia per i temi, per le tematiche, ma anche per il linguaggio, perché sono molto difficili da leggere. Poi crescendo, anche diventando sempre più comunque
diciamo un po' riservato sulle mie, ecco, apprezzando molto di più per dirmi stare a casa a leggere piuttosto di uscire così in generale a perdere tempo per niente. In realtà ho imparato ad apprezzarli di più, ho imparato a diciamo ad apprezzarli di più da un punto di vista di linguaggio e di modo in cui loro rendevano poi tutta la loro sintassi, la poesia, lo stile. E quindi vorrei leggervi giusto almeno un'introduzione, una breve introduzione, comunque a Torquato Tasso, ecco, comunque la Gerusalemme liberata, magari poi in un prossimo video vi farò anche la Milita, vi faccio anche comunque una recensione alla Milita. Anzi, in realtà io vi consiglio, ecco, se volete approfondire, volete partire a leggere Torquato Tasso, io vi consiglio di partire leggendo la Milita più che non la Gerusalemme liberata, che è un testo che va affrontato un po' dopo, secondo me. Allora, questa è una delle antologie, ecco, è stata forse la prima antologia che ho preso sul tasso, sul Torquato Tasso, e c'è in sintesi un po' di tutto quello che lui ha scritto, quindi la Milita, Gerusalemme liberata, le rime, che sono molto belle, il retto il Rismondo, Gerusalemme conquistata, il mondo creato, discorsi dell'arte poetica, dialoghi e lettere. Questo è stato Torquato Tasso, qua lo vedete rappresentato in un dipinto. Poi, tra l'altro, Torquato Tasso ha avuto una vita un po' travagliata, perché poi lui ha avuto un po' questo problema all'epoca non si chiamava ancora così, ecco, probabilmente ha avuto un problema relativo alla depressione o comunque alla cosiddetta schizofrenia, ha fatto un po' un periodo dove effettivamente lui non riusciva più a stare in mezzo agli altri, quindi effettivamente ha avuto una vita un po' tormentata. Comunque questo libro, come vedete, raccoglie un po' tutte le sue cose più belle. Allora, vi faccio vedere anche gli altri libri. Allora, questa è un'antologia che io ho sulla poesia italiana di tutti i secoli, anche del Rinascimento ovviamente, però tutti gli altri autori, perché come dicevo non esiste solo Torquato Tasso o Ariosto. Esistono anche ovviamente tanti altri poeti italiani che hanno molto spesso anticipato anche delle atmosfere legate poi, per dirvi, al romanticismo. Poi vi faccio vedere qualcos'altro. Allora, questa è un'altra edizione che io ho sempre della Gerusalemme liberata. È carina, ecco un po' la copertina fatta così. E poi ho anche quest'altra edizione. Questa addirittura è molto più antica. Questa, se ricordo bene, è dei primi. È del 1938. Io quando l'ho vista, ovviamente. L'ho comprata alle bancarelle dell'usato, me l'ha lasciata proprio per un prezzo direi irrisorio, appena l'ho vista ovviamente. Cioè il venditore, voglio dire, ce l'aveva lì a far niente, e io appena l'ho vista ovviamente l'ho voluta, perché comunque è un'edizione degli anni 30 e vabbè, io sono ovviamente bibliomane, quindi di fatto nei libri, quando vedo certi libri io valuto la copertina, valuto l'edizione, il commento critico, e quindi di conseguenza questa è diciamo l'edizione più bella che io ho della Gerusalemme liberata. Magari vediamo se riesco magari a farvi vedere qualcosina, magari qualche immagine. Anche se non ce ne sono moltissime, comunque c'è qualche incisione. Ecco, questa è quindi l'altra edizione che io ho. Comunque ha delle note sotto, come vedete, il commento critico, ecco poi le note qui sotto, perché comunque è un testo che non si può leggere senza perifrasi. Vi faccio poi vedere le altre introduzioni che ho. Allora, questa introduzione, poi in realtà ne ho anche un'altra, però è nell'altra stanza, non ho avuto il tempo di andare lì a cercarla. Questa è sempre un'altra introduzione molto bella perché in realtà ha tutte le immagini, vedete? Tutte le incisioni d'epoca, quindi questa è particolarmente indicata per iniziare a conoscere comunque la figura di Torquato Tasso, eh. Poi beh, io sono un appassionato ovviamente anche di arte, quindi per dirvi, quando vedo appunto dei libri che hanno anche questi approfondimenti legati all'arte, ovviamente, insomma, sono i libri per me. Anche questo l'ho pagato praticamente 1 euro come libro. E ovviamente è fatto molto bene, tutta, in realtà poi era tutta una serie di libri, come vedete, dove sono praticamente erano trattati gli autori più noti, eh.
Non tutti, però ovviamente gli autori diciamo, più famosi. Come vedete, qua si vede anche meglio rispetto a prima. Eccolo qua, il nostro topato cappio. Che poi ripeto, in realtà i cristiani magari di lui parlano solo della Gerusalemme liberata, però in realtà Torquato Tasso ha scritto anche delle belle poesie, eh. Anzi, forse io lo preferisco anche molto di più le sue poesie che non la Gerusalemme liberata. Poi, che altro farvi vedere? Vi faccio vedere magari l'altro nome, ecco, l'Ariosto. Anche se devo dire che tra i due, cioè tra Torquato Tasso e l'Ariosto, preferisco comunque Torquato Tasso. Comunque questo è l'altro libro che io ho preso, sempre un'introduzione in generale anche al periodo in cui, quindi anche dal punto di vista artistico, in cui appunto l'Ariosto ha scritto. Quindi comunque parliamo del Rinascimento. Anzi, per essere precise, verso il 1400, vediamo se trovo proprio la data precisa di quando è nato. Sì, ecco, allora, l'Ariosto appunto è nato nel 1474, Torquato Tasso un po' dopo, pare che appunto l'Ariosto è del 1474, mentre Torquato Tasso nasce nel, vediamo se trovo subito la data. Sì, ecco, nasce nel 1544, quindi per dirvi, appunto, è successivo. Allora, niente, vi faccio vedere magari qualcos'altro. Anche questo qui raccoglie appunto diciamo, soprattutto l'Orlando Furioso, come vedete, i passaggi più belli. Però in realtà raccoglie anche qualcos'altro, ecco, relativo ad esempio agli altri scritti che sono stati fatti, ad esempio, poi qui c'è tutto l'approfondimento relativo anche ad altri poemi epici del tempo, o comunque altre, diciamo, leggende, eventi che piacevano molto, o anche eventi storici, che sono appunto successi all'epoca dell'Ariosto, per dirvi la battaglia di Roncisvalle, la chanson de Roland, ha contato comunque tutte le. Il discorso dei paladini, ecco un po' tutta comunque la narrativa, la letteratura dell'epoca dell'Ariosto. Poi, vediamo che altro farvi vedere, vediamo, faccio vedere se c'è un'immagine dell'Ariosto, ma forse no. Ah sì, eccolo qui, questo è un ritratto dell'Ariosto. Poi, vi faccio vedere qualcos'altro, allora, questa è sempre l'altra opera che io ho dell'Ariosto, in realtà erano due volumi, però qui ho solo questo, perché in realtà gli altri volumi ce li ho tutti nell'altra stanza. Ecco, poi le rime, sempre di Ludovico Ariosto, che sono appunto le poesie che lui ha scritto. Ovviamente poi qui c'è tutto il commento critico, Vedete che bella edizione poi. Che di questi libri io ne ho diversi, ho anche ad esempio Milton, ne ho di diversi, ho Gaspara Stampa, li ho presi un po' perché erano comunque anche questi messi lì a 2 euro, quindi li ho presi almeno degli autori che mi piacevano. La Minta di Torquato Tasso, che questo io, ripeto, lo preferisco comunque a Gerusalemme Liberata. La Minta è una cosiddetta favola boschereccia, cioè praticamente è una sorta di dramma teatrale, che però finisce comunque con lieto fine, ambientato nel mondo dei pastori, diciamo un ambiente in uno sfondo bucolico, che comunque poi sarà ripreso anche nella poesia del 1700 dell'Arcadia. E praticamente ha come personaggi che recitano, un po' come se fosse un testo teatrale, che recitano in questa favola boschereccia, troviamo Amore in abito pastorale, che appunto poi introduce un po', il prologo. Daphne, compagna di Silvia, Silvia amata da Minta, Minta innamorato di Silvia, appunto Minta è il personaggio protagonista, Tirsi, compagno da Minta, Satiro, innamorato di Silvia, Nerina, messaggera, Ergasto Nunzio e Pino Pastore, coro dei pastori. È appunto un dramma pastorale, ripeto, però comunque c'è lieto fine.
dove appunto si narrano un po' questi amori non corrisposti, ma poi che ovviamente alla fine vengono, diciamo, finiscono con lieto fine, tra questi personaggi, appunto, pastori e ninfe. Poi vi faccio vedere l'ultima cosa, questa è l'ultima antologia che io ho qui sul 500, 600. Perché appunto a me la poesia soprattutto del 600, quindi comunque la poesia barocca, a me piace veramente molto. Comunque per Livio Giambattista Marino, Gabriello Cabrera, per dirvi un po' tutti gli autori che mi piacciono, ce ne sono ovviamente altri, Alessandro Tassoni, qui sono un po' tutti raccolti. Busnello, per dirvi, ce ne sono veramente tanti che mi piacciono. Poi comunque magari sotto vi metto i miei versi preferiti relativi alla poesia del 600, Salvatore Rosa, diciamo che il più famoso comunque è Giambattista Marino. Allora, che altro dirvi? Niente, direi che dopo questa breve introduzione dove vi ho fatto vedere un po' i miei libri su questo particolare periodo della poesia italiana, direi magari appunto di leggervi in un video a parte, di leggervi il commento relativo a Torquato Tasso, almeno comunque se non riesco a leggervi tutto ve lo introduco comunque in sintesi, poi se qualcuno comunque volesse saperne di più può chiedermelo, mi contatta, me lo fa sapere, io vi passo tutto, ma comunque se andate nelle biblioteche Torquato Tasso lo trovate, perché comunque fortunatamente Torquato Tasso si trova anche l'Ariosto, quindi comunque questi video servono un po' da introduzione, giusto per dirvi due paroline su questi autori, se poi comunque li volete approfondire, già trovate comunque tutto caricato nei miei commenti critici, ma comunque, ripeto, se non li volete visionare e volete farlo per i fatti vostri, in biblioteca queste cose le trovate, quindi comunque non c'è problema, parlando di Torquato Tasso dell'Ariosto, non c'è il problema che magari c'è per altri autori di riuscire a trovare il libro, perché comunque sono autori molto noti. Allora, niente, direi che per il momento come video di introduzione lo concludo qui. Nel secondo video vi leggo magari qualcosina più nello specifico.